Pagina sportiva riparte dal Corriere dell'Umbria, la Superlega ora accelera, la regular season si chiuderà il 7 febbraio, ci sono nuove regole per i playoff. E allora proviamo a leggere che cosa ha detto il presidente Massimo Righi: i recuperi delle gare sono arrivati ad un numero ingestibile, con l'attuale planning abbiamo esaurito le date riservate ai recuperi. L'unica possibilità per rendere disponibili altre date per eventuali recuperi è stata quella di intervenire sui turni di campionato di gennaio 2021 coincidenti con le qualificazioni ai campionati europei. In particolare, non saranno rinviate le partite dei club che hanno propri atleti impegnati nelle qualificazioni ai prossimi europei, saranno aperte le maglie dei playoff e in ultimissima istanza evitiamo che un club scenda in A2. Infine, per mantenere il livello tecnico, abbiamo previsto un sistema sanzionatorio per i club che provvederanno a cedere giocatori. Intanto la SIR ha giocato tutte le sue partite rimandate. Andiamo a parlare di calcio, dunque siamo a Perugia, Serie C, Melchiorri da applausi, il Cigno di Treia è il più bravo della classe, Monaco e Negro pilastri in difesa. In alto da Pian di Massiano, al Perugia piace l'attaccante Marzura, torna di moda l'esterno di Grazia. In Serie D, gadget del Foligno per Cherubini, Armillei dice dobbiamo migliorare. E poi ancora dal Corriere parliamo di Ternana, è una Ternana da 10 e lode, fere imbattute come il Milan sono le uniche fra le squadre professionistiche della penisola e chi si vuole divertire può leggere tutti i gol proprio delle fere, tutti i numeri, diciamo così, non i gol, tutti i numeri delle fere sino a qui totalizzati. Gubbio centrocampista e terzino per Sdaigui e Lovisa, i due piacciono a Carpi e Palermo e Grosseto e Legnago, in lista di sbarco Migliorelli e Cinaglia, ma non sarà facile. Trestina su di giri, tra Trestina e Montevarchi finisce 2-1 e Susi e Benedetti firmano il successo al Casini, il recupero dell'ottava giornata davvero ricco di emozioni. Il vicepresidente del Trestina Antonelli, una prestazione superlativa. Per la Federcalcio Fiorucci, una sfida tutta all'attacco, abbatteremo i costi di iscrizione. Parte la corsa alla presidenza del CRU nella squadra, vuole Novellino, quindi l'intervista a Fiorucci. Andiamo agli altri quotidiani, in particolare andiamo al Messaggero. Bomber, il grifo raddoppia, possibile per il 2021 l'arrivo di due attaccanti di categoria. Si pensa a riformare la coppia Biasci-Vano che fece bene a Carpi. Gli auguri di Comotto, cari tifosi, vi aspettiamo al Curi, la squadra abbia coraggio ed ambizione. Gubbio, attesi rinforzi, sirene dalla B per Pasquato. E poi sulla presidenza della Federcalcio anche qui l'intervista a Luca Fiorucci. E per la Serie D il risultato del Trestina che può brindare. Vi segnaliamo anche una pagina che il Messaggero ha dedicato al 2020, lo sport che resiste, alcuni spunti per ricordarci che cosa è accaduto in questo anno particolare in ambito sportivo. E chiudiamo con la Nazione, le pagine proprio sportive, siamo a Perugia, all'attacco si punta su Biasci e Vano, possibile doppia operazione per il reparto avanzato, le punte di Carpi e Mantova sono in cima alla lista del DS Giannitti. Intanto c'è la ripresa in sede, domani due sedute, e in Serie D un grande Trestina rialza la testa, battuto il Montevarchi al Casini. Ancora dalla Nazione, Sir Perugia, stiamo attenti a Trento, parla Travisa, i Black Devils torneranno al Palabarton il 3 gennaio per il big match. Calcio di Serie C, Gian Marioli, il mercato può attendere, pensiamo a giocare. E per la Ternana, la visita di Bandecchi, date sempre il massimo, il presidente ha fatto gli auguri alla squadra. Nel volley di A2 femminile, Bartoccini, c'è voglia di crescere, dice Rumori. Per il basket C-Gold, Virtus Assisi, torniamo a far sognare i bambini. Chiudiamo come di consueto dando uno sguardo alle pagine del Messaggero che sono dedicate al meteo. Che cosa dobbiamo attenderci per questa ultima notte dell'anno e magari per la giornata di domani? Allora, nella notte di San Silvestro c'è aria di neve. Ecco come sarà il tempo nell'ultimo giorno dell'anno, scrive Perugia Meteo. È previsto un cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso con nebbia al mattino. Non sono da escludere durante la notte, all'alba del nuovo anno, locali, residue, precipitazioni nevose fino a quote collinari, venti deboli settentrionali.
Ma voi il Capodanno passatelo, come sapete, a casa. Bene, è davvero tutto nell'augurarvi una buona giornata. Vi do appuntamento alle 19:30 questa sera con il nostro TG. A voi una buona giornata.